E buongiorno a tutti, io sono Anna di Persi in Corea e questo è un nuovo video. Questa casa in questo momento è molto tragica perché infatti ci stiamo trasferendo proprio in questo istante. Stiamo aspettando che arrivino i signori dei traslochi che ci impacchetteranno la casa, la porteranno in un'altra zona e poi ce la spacchetteranno. Sento delle risate. Questa è la fase pre-trasloco. Rossella e Valentina sono morte sul letto. E questo era così. Senza pelo! Bella ha deciso che lei non vuole trasferirsi. Comunque il signore dei traslochi è molto in ritardo. Le 8 e 10, 10 minuti in ritardo. Ora dobbiamo chiamarlo, secondo me. Comunque in questo video vedrete il trasloco, quindi come i signori dei traslochi sono molto efficienti. E poi finalmente vedrete la nuova casa, che è sempre una villa, quindi fatta sotto in questa forma. È a due piani, cioè un piano e mezzo. Nel piano sotto ci sono le stanze mie di Rossella, la cabina armadio, cucina, veranda, eccetera. E al piano di sopra c'è la stanza di Valentini, più la terrazza che è tutta nostra. E questa casa ve la faremo vedere appena sarà sistemata, però intanto vediamo il trasloco, ok? Abbiamo quasi finito questa cosa, sono passate tipo 3 ore. Questi tizi si stanno per suicidare perché stanno portando giù le peggio cose. Però dai, ce l'abbiamo quasi fatto e tra poco siamo nella casa nuova. Nata anche Irene ad aiutarci. Salve. Salve. Dispersi. Esatto. Perché, io ho una question. Allora, il fandom di Persi in Corea si chiama dispersi, no? Ok. Cioè, fate una petizione di come vorreste che i fan di Persi in Corea si chiamassero. Un sondaggio, facciamo okay, un sondaggio. Ok, tu proponi dispersi. Io propongo dispersi. Tu? Bagasce. I picchetti. Picchetti? Sì, di pic, no? Due di picche, perché ci prendiamo come due di picche. Perché siete pic voi, Ah, pic. I picchetti. Oddio, hanno ammazzato. Ma Valentino ha appena distrutto tutto, ma che vergogna. Oggi ci troviamo in una casa a due piani, perché ogni volta che ci trasferiamo dobbiamo fare un upgrade nella nostra vita, quindi questa casa è addirittura a due piani. Queste sono le bellissime scale e fuori c'è un tempo veramente di cacca, però siamo così fortunate da avere una tettoia sulle scale che ci protegge dalla pioggia molto cattiva. Quindi direi di iniziare subito con la prima parte del tour della casa di Persi in Corea. Andiamo. Wish. Andiamo, si inizia. La prima stanza è il deposito bagagli. Questo è un deposito bagagli ed è pieno di valigie, tipo una stanza di 2 metri quadrati, no, dai, 4 metri quadrati più o meno, ed è piena delle nostre valigie, quindi non è molto interessante. Prego, signora Valentina, entra pure. Andiamo. I cani! Ovviamente. Cani, buongiorno! Allora, la prima stanza, che ci verrà spiegata da Goguma, è la stanza di Rossella, perché dovete sapere che Rossella abita fuori casa in realtà, perché questa è la porta di casa, cioè quella per entrare dove... Perché le scarpe ce le togliamo qua. Esatto. E la camera di Rossella è esattamente qui dietro. Quindi entriamo subito in camera di Rossella. La camera più grande. Ovviamente. Ovviamente. Ed è in fase REM, perché a Rossella piacciono le luci, però non sapeva che luci prendere e l'unica cosa che ha trovato era una Torre Eiffel che si è spenta. Oh, si è illuminato di nuovo!
quindi il pezzo forte della Camera di Rosella è la Torre Eiffel luminosa. Che ogni tanto parte, versione disco. Ora no, direi di accendere la luce per non la mucca. Yeah. Ok, Rossella praticamente ha un problema con Ryan, i flaminghi e le conchiglie. Infatti questa camera è piena di Ryan, flaminghi e conchiglie. Diciamo lontano anche i flaminghi per i cocktail che potete trovare su Amazon, penso. E poi c'è Ryan, questo l'ha costruito Valentina. Io, Ops. Non distruggermelo. È una macchina. È la Ryan Car. È la Ryan Car. Che paura. È una bellissima finestra. Bellissimi quadri e il lettone. Dovete sapere che appendere questi quadri è stato veramente veramente difficile, perché i muri in Corea sostanzialmente sono fatti di niente, cioè di criptonite, non lo so, non si bucano comunque. Quindi abbiamo dovuto chiamare il supereroe chiamato Sulci Man, quindi l'uomo delle installazioni, Installation Man, che è venuto e per la bella somma di 5.000 won a quadro ce li ha appesi. Quindi per ogni quadro sono 3 euro per poterle appendere. Sembra proprio un film porno in questo momento. No, potrebbe essere anche... Il cane sul letto, Rossella. Oddio. Non vedo mai questo video. Rossella, se vedo questo video mi dispiace, non me ne ero accorta. Questa invece è la cuccia dei cani, perché questi cani amano questo puff, perché è veramente comodo. Ok, ora direi che possiamo continuare verso la prossima stanza, che ci mostrerà Valentina. Siamo! E finalmente entriamo in soggiorno! Wow! Soggiorno sembra che della vecchia casa, però in realtà non lo è, perché finalmente questo si può chiamare soggiorno, con TV, luce nuova, il tavolino, i divani vecchi, un bel tavolo dove si può mangiare senza che i cani ci mangino il cibo. Importantissimo. Mostra come si accendono le luci. Come si accendono le luci? Ok, adesso si vede. Ok, continuiamo questo tour. La pianta di Anna Mazzanetti. Ah, questa pianta è bellissima, raga. Non trovate che sia veramente una pianta molto sensuale? Non trovate che manchi un po' di foglie? Ma le foglie è perché voglio dire Gocumino. No, era Gu e Goguma hanno fame. Questa è la cucina. La cucina è stranuova. L'abbiamo richiesta e ce l'hanno data, stranamente. Abbiamo fatto questa bellissima cucina. I colori non li abbiamo scelti noi, però comunque è bella. E questo è il vino che Anna Mazzanetti si beve ad Halloween. Bello. No. Questa qua è la macchinetta dell'acqua. Noi, la depuratrice. La depuratrice. Depuratrice. È il depuratore. Perché è femmina. Cioè, vabbè, fredda, media, calda. Ed è una cosa bellissima. Soprattutto d'inverno, quando ti vuoi fare il tè caldo e non hai voglia di cucinare l'acqua calda. Cucinare l'acqua calda, soprattutto dopo depuratrice. E facci vedere questo bellissimo frigo. Nuovissimo. Nuovissimo. Enorme. Ci entra Valentina anche. Ci entro. È grandissimo. Ed è... Wow. Beh, insomma. Allora, questo è il nostro bellissimo bagno bianco. È un bagno. È un bagno. Non è nulla di emozionante. Non sappiamo cosa dire sul bagno. Questo è un bagno. È un bagno. Ecco, la cosa più bella di questa casa è che abbiamo non 3 stanze, ma 4. E la quarta stanza, a cosa potevamo dedicarla se non ai vestiti? Quindi è un casino. Ah, esattamente. Sono 2 armadi. Presto arriverà anche il terzo. Ecco, l'ho già ordinato, l'avevo messo il terzo armadio. E le nostre giacche, è tutto un casino. Ragazzi, siamo diventate delle vere signore. E le vere signore che cosa hanno? Il carrello per andare a fare la spesa. Quindi anche noi andremo con il carrellino. Esatto. Andiamo. Beh, questa è la prima veranda, è abbastanza grande, con la lavatrice ve l'ha fatto giusto. Questa è la prima veranda con la lavatrice e la raccolta indifferenziata. No, differenziata. Ops. Indifferenziata. E la seconda veranda si trova in soggiorno. Questa è la seconda veranda con delle sedie, il nostro albero di Natale. Dove c'è?
il nostro giardino zen. Il tema è giardino zen. Esatto, bellissimo. Adesso è arrivato il momento della mia bellissima camera, che è un posto dove rilassare la mente, rilassare il corpo e entrare in sintonia con il tuo io interiore. Ora capirete perché. Troppo lunga. Questa è la mia nonna. Questa è la mia nonna. E vabbè, qui ci sono varie cose abbastanza inutili. Come la foto di Anna Mazzoletta. No, allora questa foto si può anche non mostrare. No, la dobbiamo mostrare questa. Ragazzi, non giudicatemi, mi sono laureata, capita. Qui ci sono un po' di foto stampate che ho fatto. Specchietto. Ovviamente anche a me piace molto cacao, quindi ovviamente non potevano mancare gli asciugamani di cacao, molto utili. E questo è un diffusore molto bello. Costa la bellezza di 80 euro, però fa da diffusore, quindi ti inumidisce un po' l'aria. Questa cosa potete inserirci dentro. Questi bellissimi profumi annusate. Vi piace? Buono, no? Buonissimo. Sa di sleeping. Si chiama sleeping. Sa di sleeping. Comunque volevo dirvi che io mi sono innamorata di Maison du Monde, ok? Vendono delle cose bellissime. Infatti questa coperta, che piace molto al signorino Goguma, l'ho comprata da Maison du Monde. E anche questa bellissima mini cassettiera è stata comprata da Maison du Monde, assieme a queste bellissime candele molto Tumblr. Molto Tumblr. Esatto, come detto da Anna Mazzoletti. Che non so ancora cosa vuol dire essere Tumblr, però. E questa bellissima lavagnetta invece non è Tumblr. O è Tumblr anche questa? È Tumblr, è molto Tumblr. Forse questa è molto più Tumblr di quella. Queste non sono Tumblr. No, sono tutte e due Tumblr, però questa è molto Tumblr. Bene, ora dobbiamo proseguire al secondo piano, perché esiste un secondo piano. Adesso manca la mia camera. Io ho realizzato il mio sogno, la mamma mia di vivere a secondo piano. Bello. Anche, allora, ci sono tante lucette in questa casa. Già. La camera mia è molto disordinata in questo momento. È ancora working in progress. Che ho ordinato delle cose da mettere, ma non sono ancora arrivate, quindi... Potete notare che se Rossella ha un problema con Ryan, Valentina ha un problema con Sally. Sally ha ragione, cioè guardate quanto è bella, bello Sally. Molto bello. Ryan non è niente... Ha una bellissima vista. Ha la vista tetto, perché dovete sapere che... Noi abbiamo un tetto tutto nostro. Questo è il nostro tetto che per ora piove. Che per ora piove. Però vi faremo un video quando non piove e ve lo faremo magari in estate quando l'avremo addorbiato. Adornato, come si dice? Stiamo storpiando la lingua italiana in un modo assurdo. Comunque c'è anche il tetto. E l'entrata al tetto è qui. Fai vedere l'entrata al tetto. E c'è... No! What? Perché c'è una scrivania sul tetto? Ah, è la scrivania che non uso. Questa cosa me l'ero persa. È rimasta. Potete Beh, uscire. Questo qui è il tetto, che è veramente grosso. E appunto sta piovendo. Questa qua era la mia libreria. Sembra praticamente Dio che... Cioè, la scrivania di Dio quando arrivano le anime. No. È la scrivania di Tocchevi. Esatto. Cazzo, è la scrivania di Tocchevi. Questa è la fine del nostro tour. Allora, è stato un tour molto interessante. Valentina, siediti con me che dobbiamo discutere di un po' di cose. Tanto, l'unica cosa che interessa a tutti voi è quanto costa questa casa? Tanto, cioè, è inutile, no? Però dobbiamo aspettare fino alla fine per dirvelo, no? Esatto. Allora, questa casa si trova a ovest-west di Seul. Beh, comunque questa casa si trova dalla parte opposta rispetto a Donde. Sì, esatto. Mettiamola così, siamo ok? Siamo più in là ancora di Gungia. A 5 minuti a piedi possiamo arrivare all'hangar. Ed è dove abbiamo fatto volare il drone. Non so se avete visto il video del drone, però ve lo linko qua sotto. Ve lo metteremo qua sopra. Qua sopra, qua sotto, sulle tette di Valentina. Qua. E quindi è una zona non super centrale, nel senso non è una zona universitaria, quindi costa molto meno del solito. Il prezzo iniziale di questa casa era 50 milioni di deposito e
700 al mese, mi pare, 700.000 won al mese, quindi praticamente 35.000 euro di deposito e 500 euro al mese. 35.000 euro di deposito non ce li avevamo e quindi abbiamo contrattato, alla fine paghiamo 1.000.000 al mese, che sono circa 750 euro da dividere in tre, mentre di deposito paghiamo 15.000 euro, quindi ci è andato abbastanza bene. Ed è arrivata Rossella! E quindi cosa stavo dicendo? Quindi sì, diciamo ci è andato abbastanza bene perché paghiamo neanche 250 euro paghiamo a testa. Paghiamo meno della vecchia casa. Esatto, 250 euro a testa. Esatto. Al mese. Sì. Per una casa a due piani con quattro stanze è un sogno. Esatto. Quindi basta andare a vivere ad Onden, sai, in questi posti super costosi, eccetera. Se andate nelle zone un po' più fuori, costa molto meno. E quindi se avete altre domande riguardo a questa casa potete scriverci in un commento qui sotto. Ricordatevi di seguirci sul canale YouTube, sul blog, su Facebook, su Instagram e ovunque come e dice anche Giulia. Seguite gli M2B. E seguite anche gli M2B. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!